Buonasera, buonasera a tutti gli appassionati, a tutti gli ascoltatori presenti e futuri. Vediamo un po' chi abbiamo in linea oggi. Abbiamo Diego, solo Diego, va bene, porterò avanti la trasmissione solo con Diego. Oggi comunque avrò come ospite sicuramente Ronald Peschiani ed ecco Rolando, l'altro Rolando solitamente si connette sempre, quasi puntuale. Oggi puntata in questo finale del 2019 dedicato al Napoleonico, ciao Stefano, dedicato al Napoleonico. Ieri siamo passati dal fronte russo di ieri al Napoleonico, che anche i sistemi napoleonici riempiono pagine e pagine di cronache di Wargame. E uno, infatti, secondo me, di coloro che più addentro al sistema napoleonico è proprio Ronald Peschiani, di quello che riesce a discernere, a trovare anche pros e cons del sistema napoleonico. Io personalmente ho giocato diversi sistemi, ma non è il mio, diciamo, fronte principale. Ciao Max, ed ecco che quindi quando parlo di sistema napoleonico vado sempre un pochino, sono molto cauto perché non ho letto tanto, non ho così tante informazioni come i veri appassionati, quindi ascolto volentieri e cerco sempre di capire da coloro che hanno giocato più sistemi quali sono, diciamo, i punti da tenere in considerazione quando si analizza un sistema napoleonico. Ma per questo c'è Rona, c'è lo stesso Diego, che Diego secondo me è un altro grande intenditore per quanto riguarda non solo il sistema napoleonico ma i 200 anni che vanno dal 1700 al 1900 per quanto riguarda gli eserciti, e dunque lo stesso Paolo Rodolfo Carraro. Insomma, abbiamo una serie di esperti e vi ripeto, io non mi considero un esperto, gioco a tutto, ma non sicuramente un esperto di napoleonico. Oggi penso che Ronald, dopo aver fatto la puntata di introduzione con un'analisi dei vari wargame napoleonici, ecco, vi premetto che secondo me, dal mio umile punto di vista, al momento, sì Max, domani è l'ultima puntata, almeno per me, del 2019, sembra uno scherzo, ma siamo già arrivati a 43 puntate e che sommate alle 100 della prima stagione siamo a 144 puntate con più tutti i video, 140 puntate in un anno, ragazzi, non sono proprio pochi, e sono veramente, non tutte le puntate sono uscite, diciamo, al 100%, ma ogni puntata rimarrà in archivio per raccontare di quel sistema, di quel wargame o dell'argomento del giorno. Insomma, quello che noi ci prefiggiamo sempre è lasciare un archivio, e devo dire che sono immensamente soddisfatto del Giannizzero Nero, in quanto rimarrà come archivio per tanto tempo, partendo da aprile, no? Non me lo ricordo, Max, la prima puntata, il Giannizzero Nero è stato, per quanto ci riguarda, un bel evento. Poi sapete quanti, e sono stato contento di quanti podcast sono seguiti a ruota sulla falsariga, e il problema è continuare a nutrirlo, continuare a progredire, trovare nuove idee. Non è facile portarlo avanti, soprattutto poi quando si hanno gravosi impegni lavorativi come i miei, però ci sono riuscito anche grazie, ecco, alla vostra collaborazione, il Diego sempre presente, il Max sempre presente. Io purtroppo non riesco a essere presente ad altri perché o preparo certe cose oppure faccio altro, e purtroppo il mio tempo è molto limitato, però va bene così. Anche voi che state prendendo piede, lo stesso Max con l'Araldo al Giannizzo, lo conduce lui assieme a Frank, eccetera eccetera. Insomma, l'importante è che si vada avanti. Un giorno magari che dirò basta, sicuramente ci sarà qualcuno che mi sostituirà. Vado a chiamare Ronald perché voglio parlare di wargame napoleonico con lui. Metto lo speaker. Prima puntata 22 marzo, grazie Diego. Ecco, insomma, abbiamo fatto tantissime puntate, oramai è diventato quasi una sorta di happening quotidiano, il che delle volte mi faccio paura da solo. Pronto? Ronald, mi senti? Certo. Ah, Ronald, applauso anche per il caro Ronald. Grazie, grazie. Stavamo giusto facendo un resoconto
del podcast, che è dal 22 marzo che vado in giro pellegrino per le varie trasmissioni. Abbiamo fatto tantissime puntate, ma quello che dico io sempre, nonna, noi lo facciamo per lasciare un archivio, lasciare una traccia e parlare appunto di Wargame. Non dovete ascoltarci sempre in diretta, ma lasciamo proprio informazioni per coloro che si vogliono avvicinare al lobby. Senti Ronald, io chiaramente ammesso la mia poca cultura in fatto di sistemi napoleonici, li ho giocati, ma non sicuramente a livello generale, no? Insomma, assolutamente, cioè, infatti stavo dicendo, io ne ho giocati tantissimi, però non ho la stessa profondità che posso avere quando analizzo un sistema della Seconda Guerra Mondiale o magari un sistema dell'antichità. Sono praticamente la mia terza scelta, e così va la vita, quindi ne parlo, ma sempre con circospezione. Per me adesso il sistema che mi piace di più napoleonico è quello della Hexasim, che però ha una scala molto grande e che molti dicono sì, è un sistema che funziona, ma non si può definire napoleonico. Invece, Ronald, tu che sei un cultore, e questa secondo me è la tua prima scelta di epoca napoleonica, vogliamo parlare di un sistema che tu apprezzi maggiormente, ma parliamone proprio nel dettaglio, facendo riferimenti alla storia e perché certe regole sono ben congegnate? Allora, diciamo che questo dovrebbe essere, poi vedremo nel 2020, un inizio, e nessun inizio poteva essere diverso parlando di napoleonico che parlare del sistema La Bataille. Ok, infatti Ronald penso che lo cita spesso, ma il sistema La Bataille che tutti noi da giovincelli abbiamo provato, abbiamo sempre ritenuto che fosse, con le sue criticità, il miglior sistema napoleonico. Allora, diciamo che è quello che dà il miglior senso di rappresentazione di quella che è stata o avrebbe dovuto essere una battaglia napoleonica. Io che ho fatto per anni il reenactor napoleonico in giro per l'Europa e ho visto qual è la difficoltà, ovviamente su scale molto più ridotte, perché se tu pensi che nel centenario di Austerlitz, che è stata la manifestazione più partecipata della storia, eravamo complessivamente circa 9.000 circa 10.000 comparse, lo citi sempre, questa grande raduno di Austerlitz. Circa 9.000 persone, considera, tenuti conto, spalmati tra austriaci, francesi e russi, considera quanto poteva essere un campo di battaglia. Ronald, per coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno, quali sono la condizione sine qua non e la condizione sine qua non che deve avere un sistema di wargame per rispecchiare il tipico scontro napoleonico? Allora, io personalmente sono contrario a fare tridimensionale napoleonico, pur con l'infinita varietà di regolamenti che ci sono in giro, perché a meno che di non rappresentarlo con una scala di soldatini massimo 10-15 mm, le scale non permettono di fare le rappresentazioni di battaglie, perché dovresti avere una stanza grande 40-50 metri quadrati ed è praticamente impossibile. Ragion per cui, secondo me, il napoleonico in tridimensionale, tranne la rappresentazione di scontri minori a livello di brigata, divisione, non arrivi, secondo me, per farlo in maniera decente al corpo, è sempre un attimino, secondo me, lascia un attimino non l'amaro in bocca, però ti lascia insoddisfatto. Il BG storico, con la possibilità di ovviamente rappresentare delle scale molto estese e avere una densità di pedine gestibile, ti permette di rappresentare anche a livello tattico ovviamente una battaglia napoleonica,
il problema del napoleonico e farlo su scale... Bene, Ronald, adesso ti freno. Va bene la scala, ma dimmi tre o quattro punti che tu vuoi trovare in un sistema per definirlo napoleonico. Allora, sono peggio di Mike, buongiorno ragazzi stasera, faccio delle domande tatta e aspetto in cabina Ronald che mi risponda. Allora, dipende se, allora, torniamo al Marshall. Sì. Allora, il Marshall o la battaglia, che dir si voglia, è il sistema che dal punto di vista tattico permette di rappresentare in maniera aderente, fedele e funzionale una battaglia napoleonica. Lo permette di rappresentarlo sia dal punto di vista, scusami perché qua scrive il telefono dell'ufficio. Se sentito il telefono, digli guardate, datemi tempo, dopo vi rispondo. Ecco. Quindi dicevo, sia dal punto di vista aderenziale che funzionale. Quindi tu implichi che allora in un sistema napoleonico tipico, e dato che tu hai fatto anche reenactor, abbiamo una sorta di allineamento della formazione fuoco frontale e poi carica, intendi quello come sistema che rispecchia il napoleonico? Intanto la pedina che rappresenta l'unità è definita sia per fattori che rappresentano la sua capacità di comportarsi sotto stress, quindi il morale. Quindi il morale, ovviamente, il morale sempre presente in un sistema napoleonico, alla fine si avvicina anche molto al sistema, ai vari sistemi della guerra civile americana, dove si prende in considerazione un morale. Ma per quanto riguarda invece le formazioni, vogliamo dire che un grande fatto che va tenuto in considerazione sono proprio le formazioni? Il fatto è che oltre al livello del morale viene tenuto conto di quello che è l'addestramento. Certo. E quindi la possibilità per queste formazioni di comportarsi in campo aperto, ad esempio, non so, un reparto che vede approssimarsi una carica di cavalleria ha la possibilità di fare quadrato e a seconda del livello di addestramento, che la cosa è resa in tutti giochi della campagna, perché comunque andiamo da truppe spagnole a truppe austriache, russe, prussiane, inglesi e francesi, chiaramente vediamo che in campo aperto una milizia spagnola che nel regolamento è considerata a livello, come dicono loro, di mob, cioè di massa di canaglie, ha quattro volte tanto la possibilità di andare in rotta rispetto a un reparto francese. Chiaro, soldati indisciplinati, poco addestramento, quindi reazione diversa di fronte all'attacco del nemico. Ma senti, certo, una cosa, un fatto particolare che io adesso è tantissimo quando gioco sistema Marshall, però mi ricordavo che ecco, un aspetto particolare era che la cavalleria lanciata all'attacco, c'era la possibilità per la fanteria di fare un controllo morale e andare inquadrato. Corretto, perché io me lo ricordo di tanti anni fa, l'ultima partita che ho fatto con un sistema Marshall, e questo possiamo definirlo una sorta di... La rappresentazione è fedele, anche perché comunque dopo che nell'arco dalla nascita del sistema nel 75 siamo nel 2020 ormai, quindi sono passati 45 anni, calcola che grosso modo abbiamo circa, tra una cosa e l'altra, avremo quasi una decina di regolamenti più un'altra quindicina di ampliamenti e rivisitazioni complessivamente del regolamento a partire dal 75, senza contare le divagazioni per come dire, giochi usciti su compagnie cugine, sorelle o affini.
chiamiamola così, ti permette di vedere effettivamente in combattimento, perché la tua scelta, se sei un'unità di fanteria, non è unicamente quella di fare quadrato. Storicamente sì, ecco, una curiosità, perché spesso volentieri dicono che questo benedetto quadrato non sempre fosse una formazione facilmente raggiungibile, spesso volentieri è stato troppo sottolineato. Tu cosa ne pensi? Ma storicamente, allora, storicamente il quadrato non poteva essere sfondato da una carica di sola cavalleria. Abbiamo ad esempio una rappresentazione, chi ha visto il film Waterloo, vede Napoleone quando riprende coscienza che va fuori dai gangheri, vedendo che Ney ha lanciato da carica di tutta la riserva di cavalleria francese contro i quadrati inglesi. Secondo te, ecco, è proprio quello su quello, ma secondo te non sono troppo perfetti quei quadrati? Cioè, nel momento della battaglia, ma si riesce sul serio a formare un quadrato in quella maniera? Dipende dalla distanza. Infatti, dipende dalla distanza. È reso perfettamente. Me lo ricordo, sì, questo me lo ricordo. A seconda della distanza c'era la possibilità o meno di fare quadrato, che questa è una grande cosa, proprio. Dipende dalla distanza e dipende chiaramente dalla tipologia di truppa che tenta il quadrato. Certo, se è addestrata, disciplinata, meglio avrai la possibilità di farlo, peggio sei, chiaramente correrai i tuoi rischi. Ma storicamente mi veniva in mente l'esempio del principe d'Orange alla battaglia di Quatre Bras, che nel pieno dell'attacco francese verso le 6 di sera per prendere l'incrocio ha preso il comando sul campo di un reggimento, di un battaglione in realtà, perché i reggimenti inglesi in genere erano a battaglioni, perché magari un battaglione era in Belgio e uno era in America, uno era l'altro capo dell'universo, e ha tentato di resistere alla carica della brigata dei corazzieri francesi a Quatre Bras, guidata da Kellerman, determinando uno dei casi di assoluto sfondamento, tant'è che i superstiti del reggimento furono raggruppati sostanzialmente da Wellington un paio d'ore dopo, mentre stavano correndo a gambe levate verso Bruxelles, ecco, per capirci. Quindi diciamo che tu hai la possibilità come comandante di vedere cosa è meglio o come tu preferisci condurre la tua difesa. Senti, ma com'è strutturata la catena di comando nel sistema della Marshall, Ronald? Ma abbiamo una catena di comando abbastanza articolata, nel senso che dal comandante supremo, che può essere Napoleone, abbiamo comunque i comandanti di corpo e i comandanti di divisione. Questo è un gioco in cui non è stato dato molto accento, ad esempio come in altri, ad esempio quelli della Gamers, ma oggi non volevo parlare del regolamento dei comandi di brigata. E lo ritieni una mancanza o va bene così? Allora, diciamo che avere il comando di brigata, in realtà, una volta che tu hai dato gli ordini, è relativamente una mancanza, anche perché qui si sviluppa tutto veramente in una scala talmente bassa rispetto ad altri giochi che il comando forse sarà anche, si paga dazio rispetto alla nascita del regolamento a metà degli anni 70, non è così vincolante come si potrebbe pensare, ed è da un certo punto di vista, secondo me,
la nota di forza più la nota dolens di questo regolamento. Ho capito. Senti, ma la tua battaglia preferita del sistema Marshall, per dire agli appassionati qual è secondo te la battaglia più... La battaglia preferita, lo sa tutto l'universo, è la battaglia di Eylau, perché effettivamente, come nella realtà, è una battaglia talmente bilanciata tra francesi e inglesi, e tra francesi, prussiani e russi, che sostanzialmente è quella che ti mette in grado, anche come russo e prussiano, di vincerla, nonostante tu abbia probabilmente il miglior esercito francese mai messo in campo dal punto di vista qualitativo. Oh. Ti piace perché rimane il bilanciamento, non c'è un grande divario fra i due tipi di eserciti. Senti, sai cosa non mi ricordo, Ronald? La tabella di combattimento, giuro, non mi ricordo la tabella di combattimento. E su quanti dadi si è... 1, 2 dadi, non me la ricordo, giuro non me la ricordo. La tabella di combattimento è particolare, e su 36 possibilità, 2 dadi da 6... che vanno a determinare questo sistema un pochino strano, tant'è che tanti magari non hanno mai affrontato, perché non riuscivano magari a fare i calcoli, perché applicare un più 5 a un tiro di dado di 22 non fa 27 ma fa 31, per capirci. La tabella è su base da più 6. Sì, me la ricordo quella tabella, però ecco, a riprova, malgrado questo lasci un attimo perplessi, però più le tabelle di combattimento, era quello che dicevo ieri su un fronte totalmente diverso, ma la tabella di combattimento varia, come è sicuramente quella di Marshall, limita poi la fortuna di questo benedetto dado verso coloro che criticano l'uso del dado nel wargame, ma se una tabella di combattimento è molto varia, va, il dado conta poco o no? Dio. Se ti trovi davanti quello che effettivamente è nato fortunato, vabbè, insomma, ci sono, però in momenti specifici può essere anche, ma sicuramente il saper utilizzare l'unità, cioè non so, avere una coordinazione tra cavalleria, fanteria, artiglieria e utilizzarla sul campo, effettivamente permette di giocare nella maniera ottimale. Dopo, sai, l'alea esiste per rappresentare quello, ma è che giusto che ci sia, è giusto che ci sia, però una grande varietà di risultati veramente abbassa questa sorta di alea, cioè ti spinge a inseguire una strategia corretta, soprattutto sui rapporti, la tabella di combattimento nella mischia, soprattutto sui rapporti di forza bassi, cioè quasi di parità o di non elevata divario di forze tra le due unità, è molto sanguinosa e rispecchia un attimino il fatto che effettivamente le mischie, non tanto magari come nella realtà come morti effettivi, ma come feriti, come fuggitivi, come unità proprio disgregate nella propria integrità di reparto, soffrissero in maniera incredibile del contatto ravvicinato con unità avversarie, anche se in realtà, diciamo, nella mischia, a parte in attacchi come gli attacchi alle flash a Borodino dei francesi, delle strutture speciali inglesi a Waterloo o del prussiane a Ligny, diciamo, in campo aperto si tendeva già un attimino, pur con la differenziazione che 50 anni dopo nella guerra civile americana avremo le armi rigate, si tendeva già allo sbandamento dell'unità sotto un fuoco sostenuto e ben indirizzato da parte dell'avversario. Senti, questo fuoco sotto l'unità, tu hai fatto reenactment, quindi avete simulato il reggimento che si mette in fila e fa fuoco.
Quant'è la distanza utile per infliggere perdita alla formazione nemica? Abbiamo, tieni conto, non abbiamo armi irrigate, quindi a 100 metri riesci a fare delle perdite, però tieni conto che la dispersione di un moschetto dell'epoca, che sia lo Charleville francese Sì. o che sia anche quello austriaco, è abbastanza ampia. E tra l'altro gli uniformi, per assurdo, sono talmente spesse in certi casi, e le buffetterie pure, nonché tutto l'armamentario che Fante si porta addosso, perché praticamente si porta addosso tutti i suoi possedimenti, che abbiamo più di un caso in cui Hanno fatto da la forza, protezione. certo, la forza cinetica del proiettile, soprattutto su distanze sostenute, all'impatto è talmente bassa che viene fermata quasi fosse un giubbetto antiproiettile, addirittura talvolta da, non dico dall'uniforme, ma magari da una bandoliera di Una cuoio abbastanza bandoliera, sì, una interessante. bandoliera di cuoio. E il sistema Marshall lo rappresenta bene questo, secondo te, Ronald? Ma io, se non altro, ripeto, per il divertimento che ti rilascia, e magari su uno scenario, se uno non vuole affrontare tutta una battaglia campale intera, io consiglio sempre magari di cominciare o con le battaglie spagnole o con la battaglia di Auerstadt, della Che è stata serie. la prima poi della serie Marshall, più volte No, riproposta. la prima in assoluto nel 75 fu la battaglia della Moscova, Ah, beh, che in sì. realtà Io mi riferisco a volume 1 che stava sulla scatola Auerstadt, c'era proprio volume 1. perché dobbiamo tenere conto di una cosa: storicamente il sistema nasce nel 75 con i primi ideatori, Madison, Spurs, Soto, che dettero l'imprinting al sistema. Poi venne fatto solo, perché vennero fatte inizialmente 1.000 copie per gioco. Poi nel 78 ebbero un'offerta da parte della GDV di allora, che era la terza sorella delle grandi case dopo Spy e Avalon Hill, che voleva lanciarsi sul terreno napoleonico. E acquistarono i diritti della Moscova, solo che presero i diritti e utilizzarono male il regalo che gli fu fatto. Perché? Ah. Perché sostanzialmente troncarono il sistema, Ah, ritenendolo lo alterarono. troppo, lo alterarono totalmente, perché ritenendolo troppo difficile e complesso, sostanzialmente presero la pedina e utilizzarono solamente i fattori frontali e non quelli posteriori della pedina, che erano Ah. quelli che Sì, contenevano ricordiamo che le l'applicazione di pedine tutto. tipiche hanno tanti fattori sul retro della pedina che sono Esattamente. importantissimi. I fattori di fuoco, i fattori di Benet, i fattori di morale e tutto quello, e fattori anche eventualmente, come nel caso, perché parliamo a livello anche di compagnia per i leggeri, in cui una pedina può sparare anche a 2 esagoni. Teniamo conto che qui un esagono sono circa 100 metri, sono 125 yard, quindi sono grosso modo 110 metri. Quindi quando tu spari adiacente, grosso modo ti dà l'idea della distanza massima su cui era il margine in cui un reparto facendo fuoco poteva infliggere un numero di perdite significativo alla controparte. Comunque la GDV sostanzialmente alterò il sistema, tant'è che dopo l'uscita della Moscova della GDV non ci furono altre uscite. Poi il sistema passò negli anni 80 alla Clash, anzi alla Theater of Mind dell'epoca, che dopo si tramutò in Clash, che sotto la guida di Wimble sviluppò il sistema per portarlo grosso modo al livello in cui l'abbiamo trovato ora. Tra una cosa e l'altra, tra tutte le varie uscite TPP stampate di Marshall, Clash e compagnia bella, comunque abbiamo oltre una quindicina.
nel battaglie. Quindi tanti titoli. Comunque Ronald consiglia Auerstadt per iniziare, che l'hanno anche recentemente ristampato, mi pare. Sì, Auerstadt sicuramente una buona battaglia per cominciare, ma anche, ripeto, le battaglie spagnole possono essere, se non altro, propedeutiche per imparare a come muovere linee sul campo, anche perché soprattutto imparare a usare la cavalleria non è facile, perché la cavalleria viene rappresentata anche con tutte le sue peculiarità, incredibilmente potente in mischia, però soggetta ovviamente per la difficoltà di gestire i cavalli a stancarsi e a perdere di efficacia. A stancarsi, infatti, era questo il problema della cavalleria, soprattutto quella dei corazzieri, quella pesante. Ma Ronald, concludiamo con ricordando la qualità dei componenti che la Clash ha sempre insomma utilizzato dal punto di vista dei colori, dei counter, il rispetto delle divise. Cosa vogliamo dire? Beh, è la pietra da sempre, è la pietra di paragone per la qualità grafica del gioco. Sì, non c'è niente da dire. Quando prendi un counter sheet della Clash vedi proprio, ma io la chiamo anche un fatto di artigiani della grafica, ma che ci sanno fare, vedi proprio la manualità portata insomma alla sua massimo splendore. La pedina rappresenta i colori effettivi dell'unità, perché tu vedi proprio le buffetterie diverse, vedi proprio quali erano i colori effettivamente dell'unità, tant'è che vedi, non so, l'unità austriaca, parte superiore la marsina bianca, parte inferiore grigia, con le buffetterie diverse. Qualche volta bisogna essere dei veri intenditori, perché qualche volta fazioni dei due eserciti hanno dei colori simili, ci sono queste cose che magari delle volte, se uno è appassionato, li distingue bene, ma uno che magari non è proprio dentro delle volte potrebbe confondere le pedine francesi, prussiane, austriache, russe. Diciamo che la cosa in realtà dopo poco ti salta all'occhio. Sì, chiaro, sì, anche sì. Perché il colore dei francesi è diverso da quello dei prussiani, sono blu tutti e due, ma non per niente il blu di Prussia è proprio per definire un attimo. È diverso dal blu francese. Senti Ronald, ma concludiamo con l'attività vostra, che ho visto diverse foto ultimamente. Ricordo che Ronald ormai ha avviato da tempo Casus Belli Trieste, si stanno ritrovando quasi ogni settimana, provano. Insomma, Ronald, diciamo un po', parliamo di Casus Belli Trieste. Casus Belli Trieste ha battezzato un nuovo elemento proprio questa settimana, che è rientrato tra l'altro. Sono tutti ragazzi che prima andavano a giocare a Gorizia e quindi hanno trovato la possibilità di riuscire a fare delle attività qui in città. Ci stiamo espandendo, abbiamo una sede adesso temporanea, ma proprio notizia di questa settimana pare che finalmente il comune si sia deciso a darci una sede definitiva. Dovrò venire all'inaugurazione, dovremo fare l'inaugurazione. Infatti devo andare a fare il sopralluogo adesso dopo le feste di Natale, per andare a vedere un attimino come sarà la sede che il comune... Bello, bello. Comune. Sentite, buone notizie per quanto riguarda il fronte triestino. Senti Ronald, ci sentiamo presto. E Ronald tornerà sicuramente la prossima volta, non so, decide lui sul francese. Oggi abbiamo parlato del sistema Marshall, abbiamo detto pro, ma vogliamo dire un contro che non ti piace il sistema Marshall, Ronald? Se c'è, ma in realtà oggi ho visto, proprio preparando la puntata del Giannizzero, sì? Ho visto che c'è un regolamento, una sorta di home rule proprio sul sistema Marshall, fatta da dei francesi,
a cui dedicherò una lettura durante le feste, proprio per vedere come si evolve. La nota dolens del sistema è, ripeto, il comando. Il comando può non essere considerato ottimale da un certo punto di vista, perché è troppo semplice il controllo delle unità, cioè lascia troppo potere divino per certi versi al giocatore, se non è opportunamente, come dire, definita tutta la cosa. E questo, diciamo che sì, il sistema l'hai definito te del 75, quindi magari non c'era ancora questa attenzione alla catena di comando, però insomma non è una critica leggera, insomma esistono punti di criticità come per tutte sì, le cose, come per tutti i sistemi. No, per dire che, come dicevo ieri, i giochi nessuno è perfetto, ci sono autori che danno risalto a una cosa, ci sono autori che danno risalto ad altre cose, perché insomma, è il designer che crea il wargame, se per lui va bene così, noi lo analizziamo e andiamo a dire, ecco, le criticità potrebbero essere queste. Ronald, un caro abbraccio, ci sentiamo presto, ci sentiremo anche buone la prossima settimana, tutti, ma ci sentiamo sicuramente. E saluta anche gli altri membri del nostro Casus Bel Trieste. Ok, i nostri Grognard, saluta Tullio e tutti gli altri. Ciao Ronald, un grande abbraccio, ciao ciao. Ragazzi, avete a tutti, buone feste. Ciao ciao Ronald, auguri. E bene ragazzi, Ronald ha fatto il suo bel intervento sul sistema Marshall, che vi ripeto, mettiamolo in prima posizione, perché vi ripeto, Ronald è un grande appassionato di sistema dei combattimenti delle guerre napoleoniche, quindi vi potete fidare quando vi diciamo il sistema Marshall è al momento è ancora un sistema da prendere ad esempio, anche se quel fatto della mancanza di catena di comando mi lascia sempre un po' perplesso, però quello, diciamo, ne riparleremo. Adesso vado a chiamare il Diego, perché anche Diego è, secondo me, un grande esperto del periodo, e voglio parlare con lui, voglio divagare con lui, partendo da quanto ha detto Ronald. Diego, mi senti? Ciao! Oh, Diego, il nostro fedelissimo, applausone per Diego. Dicevo giustamente, Diego, che voglio ripartire da quello che ha detto Ronald su Napoleonico e chiacchierare con Diego non sul sistema Marshall che abbiamo già sentito e che consigliamo tutti. Secondo te, un sistema, non Napoleonico, ma un altro sistema delle tue battaglie, che tu sei più sulle altre battaglie, non proprio quelle napoleoniche, quale consiglieresti e perché? Allora, diciamo del 7-800, comunque certo, conosco anche abbastanza bene Napoleonico, perché poi ovviamente dal 7, inizio 7 a metà, fine 800, ci sono molti collegamenti naturalmente, quindi i problemi sono i soliti, no, per fare dei bei giochi. Intanto bisogna distinguere il tattico dal grande tattico, perché ovviamente la battaglia è un tipico esempio di tattico. Sì, come diceva Ronald, vista la scala, esatto, è tattico ed è la quello cosa... che può piacere come non può piacere, però è prettamente tattico sicuramente. Ecco, la cosa che distingue che è anche grande tattico, perché c'è anche tutta la battaglia, cioè ben chiaro, però arriva a dettagli anche tattici, che secondo me quello che discrimina il tattico dal non tattico è la formazione, l'uso della formazione. Beh, sono d'accordo, sono d'accordo. È indispensabile. Nel grande tattico per me è meglio non metterla, perché potrebbe in realtà deformare la simulazione, mettere a livello di brigata, no, dove una pedina, perché in la battaglia o in quello che abbiamo, di cui abbiamo già parlato sul periodo delle guerre dei sette anni, no? La serie è sempre da Clash of Arms, l'unità base è il battaglione, ok? Essendo il battaglione puoi benissimo rappresentare la formazione, ed essendo il tempo 15-20 minuti, ha senso le formazioni linea, quadrato, colonna. Se vai a livello di brigata, che vuol dire 2, 3, 4, non ha più senso, non funzionerebbe. Vai a mezz'ora, un'ora,
ora come simulazione di tempo, secondo me, anche se l'intento vuole essere, voglio dire, realistico, metri, invece peggiora la situazione, secondo me. A quel livello si può benissimo fare astrazione. E per il livello tattico, sai, non c'è grandissima scelta, a dire la verità, nei grandi sistemi, perché nelle 700 c'è Battles of Age of Reason e basta. BAR, sì, Battles of the Age of Reason, che a detta di tutti, che io è uno dei sistemi che per me rimangono un mistero, c'ho tutto lì, ammucchiato, ma un giorno l'aprirò, però a detta di tutti è un buon sistema, vero Diego? Secondo me è migliore della battaglia, come regolamento, dico. Come strutturato, è più chiaro, però più sono due tempi anche diversi, cioè rispecchiano due periodi storici diversi. L'organizzazione del regolamento, adesso dicevo, al di là della differenza. Sì, me lo ricordo, adesso non so, Ronald, ecco, mi ricordo che i primi regolamenti della Marshall non erano strutturati, non erano tanto chiari in certi analisi. E quindi sono quelli i due grandi, cioè le due grandi simulazioni a livello tattico, no? Ti direi che sono queste, per il 700 questa e per l'800. Perché poi del napoleonico, come sai, ce ne sono molte serie. Sì, però ecco, è importante quello che dite. Alla fine esce tanto, le case producono tanto, ma poi ci sono i sistemi pilota. Vedi la Bataille e vedi il BAR, è particolare questo, molti ci provano, ma poi insomma potete provare tutti i sistemi che volete, però quelli esperti come Diego, come Ronald, come altri, alla fine tornano sempre a riferirsi, è quel sistema, però gioca qualsiasi cosa tu voglia, però quel sistema è principe. Quindi, infatti Ronald lo dice, Barney è figlio ma è meglio strutturato, ovviamente è uscito dopo. E dimmi una particolarità che metteresti in risalto del sistema BAR. Allora, intanto vuoi dire proprio il tipo di quello che ti piace di più, perché se a me fanno domanda qual è la cosa che ti piace. Il combattimento è fatto meglio che la battaglia. Poi la battaglia ha tanti regolamenti, come sai. Certo, sì, sì, accidenti. Eccetera. Il comando a livello di... Ecco, bisogna considerare che la brigata è la vera unità grande tattica degli eserciti del 7-800, Cioè, voglio dire, e quindi l'assenza del comando di brigata in un regolamento tattico... è un po' grave, diciamo, no? Aveva già detto... Sì, e infatti prima. Era quello che diceva Ronald, se vogliamo dirlo, e quella mancanza di comando mi lascia un po' perplesso. Infatti la visione di Dio, Ronald la definisce, quindi ci sta. Anche in BOR abbastanza, c'è una visione, perché è vero che c'è il comando, no, su iniziativa a livello di brigata, però anche lì poi c'è un po' il problema della visione. Senti, ma questa benedetta Fog of War, come la rappresentiamo, sta benedetta Fog of War, Diego? Ma secondo me, nelle battaglie tattiche intanto consideriamo che è meno pressante che a livello strategico, certo, ovviamente, no? Certo. Perché bene o male, adesso è chiaro che vedi sempre meglio di quello che vedeva il generale, ok? Non c'è dubbio questo, d'altra parte sono giochi, ok? Però bene o male, lì è pochi chilometri l'estensione del fronte, no? L'unica cosa è evitare i conti, sai, dei rapporti, sai, quello, lo sappiamo tutti quanti. In 40 anni di gioco, quelli che cominciano a contare, vabbè ragazzo, tira sto dado e poi conterai. Non vanno detti esattamente i numeri dei punti forza delle unità. Già potrebbe essere una Fog of War accettabile. Esatto, tu vedi lo schieramento, vedi com'è, ma non puoi ispezionare e sapere esattamente quale punti forza. Già questo ti impedisce le cose più terribili, no? Nelle cose del combattimento. Poi sul combattimento una cosa per me, ecco, secondo me danno un po' troppa forza alla cavalleria tendenzialmente. Nel sistema BAR? Ma anche il sistema alla battaglia. Sì. Perché in realtà, secondo me, è vero che se riesce a vincere la cavalleria fa molto male, cioè voglio dire, no? Se riesce. Però per me gli danno un po' troppa forza tendenzialmente di mischia. Perché specialmente.
paradossalmente nel Settecento raramente la cavalleria riusciva a sfondare, non dico i quadrati, perché nel Settecento usavano raramente il quadrato, ma anche una linea salda di fanteria era veramente un caso. Comunque, ecco, raro, Ronald faceva una riflessione: il problema è conoscere quello che è successo. E quindi già quando conosci la situazione, io adesso penso ad Austerlitz, no? A me perché adesso perché è piaciuto il sistema della Exasim su The Rise of the Eagle? Perché all'inizio, attenzione, stiamo parlando di una scala, di una grande scala, non certamente né tattica né grande tattica, però quella fase di fog war iniziale mi è proprio piaciuta. Soprattutto in battaglie come qua di Austerlitz, no? Dove c'è il... Ma sai, ci sono campagne dove molte... Pensa a Francia 40, no? Cioè, il problema della ricreazione storica è complesso, perché sai, se rifai le stesse cose, Francia 40 va a finire così, no? Ovviamente. Sì, però è capace che, dato che sappiamo tutto, il francese si piazza, esatto, per bene, esatto. E facciamo la guerra di trincea in Francia. Di mettere regole che obbliga al francese a entrare dentro il Belgio, capito? Le cose storiche per permettere al tedesco di sondare. Però ecco, comunque l'Exasim non è così enorme come scala. A te piace quello della Exasim, Diego? È 200, se l'hai provato. 50 metri, quindi non è così enorme, è semplicemente il doppio della serie La Battaglia, come rappresentazione spaziale. Ma ti piace? Guarda, no, secondo me non è male. Cioè, le critiche che non ci sono i quadrati non hanno senso, secondo me. È una scala più grande. Dato il livello, che vuole essere grande tattico, poi ci sono regole che simulano qualcosa di simile, ecco, senza però le formazioni. Quello che mi convince un po' meno lì è le perdite, no? Per le pedine semplici in step, capito? In step. Sì, ma a me è piaciuto tanto perché, avendo provato Austerlitz, step, capito? Sì. Come tipico della Seconda Guerra Mondiale, sai, le pedine che giri. Però è importante. È una via di mezzo, diciamo, è un buon compromesso alla fine. Sì, 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 è vero, leggo cosa ha detto Ronald, che i dragoni di Bayreuth hanno sfondato nel 45 nella guerra di successione austriaca e hanno fatto fuori 10 battaglioni da soli a Auenfriedberg. Ha ragione, Ronald, si riferiva alla questione dello sfondamento a cavalleria, però appunto sono casi rarissimi, capito? Cioè, secondo me nel cariche di cavalleria non devi dare grandi possibilità di successo alla cavalleria, ne danno troppa, secondo me, ma una volta che la dai, se hai fortunato nell'inseguire eccetera, puoi fare molti danni, secondo me è quella. Poi un'altra cosa importante che spesso non è considerato, che le perdite tra cavalleria e fanteria sono ma abissalmente diverse storicamente, ma proprio io non me ne rendevo conto finché, sai che io ho il grosso che nella stab sulla guerra dei sette anni, no? I 13 volumi dello Stato Maggiore tedesco sulla guerra dei sette anni inizio Novecento, no? Sì, beh, tu sei, sì, c'è quel pallino, sappiamo, ognuno c'è il quindi, suo pallino. Lo sai la differenza enorme di perdite tra... Cioè la cavalleria subiva molte meno perdite a parità? Guarda, Colin, vado a memoria, quindi potrebbe esserci un po' di errori, ma insomma, a Colin c'erano all'incirca 18.000 fanti e 10.000 cavalieri prussiani, sì. Ok? 18 a 12.000 all'incirca, ok? Tanta cavalleria comunque, quasi il 50%. E di perdite, i prussiani, sai che è stato un dramma la battaglia di Colin per i prussiani, hanno perso tipo 12.000 fanti su 18.000 e 1.000 cavalieri. Però pensando all'epoca, Diego, però è normale, cioè sì, i fanti è un fatto di estrazione sociale, chi ci stava in cavalleria, chi ci stava in fanteria, no, cioè no, io credo che c'è un altro motivo. Dici? No, cioè per me, aspettate, voi un po' della nobiltà medio-alta, rimanete a cavallo, intanto mandiamo i cannon fodder. Senti, questo veramente, al di là della qualsiasi strategia, è un fatto no, di estrazione. C'è un altro motivo, a parte la cosa sociale, perché erano nobili anche gli ufficiali di fanteria. Sì, ecco. Però erano già ufficiali e morivano dopo, stiamoci a capire. Sì, 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 no, 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 no.
non ti credere, anche questa cosa qui. Gli ufficiali, la percentuale di morte tra gli ufficiali è superiore che tra i soldati, eh? Nella guerra, sì? Dei sette anni tra i prussiani. Devo, sì, studiare, sì, la guerra dei sette anni, ragazzi. Comunque, ti dicevo, a parte queste cose, ma perché c'è questa differenza di perdite? Perché lo scontro tra cavallerie lasciava pochissime perdite. Certo, ce l'ha ritirata anche la rotta, ma non si veniva mai al contatto fisico, raramente c'erano sciabolate tra cavalleria. Invece i fanti, a combattimento di 20-30 metri con le scariche di fucileria, ti immagini il risultato. Quindi secondo me è una cosa importante quando si fanno, questo non è tanto fatto normalmente nei regolamenti, e nel mio invece è molto considerato, che le perdite devono essere molto gravi tra fanteria e molto leggeri tra cavalleria, questo è interessante, questo fatto ci sarà da dovremo analizzare questo fatto, perché ecco, vedete, poi alla fine ci divertiamo a trovare un punto di realismo da ritrovare nei wargame. Ronald diceva: mortalità elevatissima tra i generali prussiani nella guerra dei sette anni, pari solo a quella sudista. Sappiamo, ragazzi, i generali sudisti, ma ufficiali sudisti, colonnelli, generali, morivano praticamente assieme ai loro soldati, ma quello era proprio un modo, secondo me, di combattere. Cioè, ma gli ufficiali, veramente, anche oltre i generali, ma anche gli ufficiali normali, sai che nel Grosser Generalstab, in quello che ti dicevo, ci sono i singoli nomi degli ufficiali morti nelle varie battaglie, capito? Quindi sono tantissimi. Questo gli fa onore, secondo me, questo gli fa onore, perché più poi è andata avanti la storia la storia militare, e più questi ufficiali di grado superiore sono finiti sempre dietro. Però hanno avuto motivi anche proprio di cambiamento non è di cambiamento del coraggio, capito? È di tipo diverso di operazioni. Senti, io adesso voglio fare una mondiale, sai, no? Che c'è, Diego? Voglio fare una bella critica, perché poi io vado avanti nel tempo e arrivo a prima, ma soprattutto seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale c'era proprio un diverso addestramento rispetto agli ufficiali tedeschi e agli ufficiali di altre. L'ufficiale tedesco era chiamato sul campo. Lascia stare che Rommel era un'eccezione, se ne andava in giro sul campo tranquillamente e si vedevano i risultati, però l'ufficiale tedesco era sempre quello più esposto rispetto ad altri ufficiali. Quello sicuramente, il tedesco ha sempre avuto questa cosa qui di un forte cameratismo da 800 tra ufficiali, sottufficiali preparati, capito? Che davano, questo sicuramente, però per i generali la cosa è un po' diversa. Beh, è chiaro, poi I campi di battaglia si allungano così tanto, no? Nello spazio e nel tempo, che è chiaro che, e poi c'è le comunicazioni via radio, no? Via quindi non vedi la morte del maresciallo Schwerin a Praga, che vede il suo reggimento che fugge, no? Però vedi, sai che c'è, Diego, corsi e ricorsi storici, no? E quella sorta di addestramento prussiano che cominciò in quest'epoca, poi se lo sono portati dietro, l'iniziativa personale, l'importanza dell'ufficiale sul campo che reagisce, cioè se lo sono portati dietro per secoli, cioè il manuale era forgiato su questa storia, mentre altri eserciti non hanno fatto la stessa cosa. E probabilmente perché alla fine noi delle volte siamo per l'esercito tedesco, no? Di qualsiasi fattura, ma non perché teniamo la Germania. Sappiamo però che dal punto di vista proprio militare delle prestazioni rendevano di più sul campo. Sì, soprattutto avevano un grande vantaggio, che tra l'altro è l'esatto opposto della rappresentazione hollywoodiana, diciamo, no? Oppure sì, da cultura popolare. Infatti, i tedeschi, diciamo, da metà 800 soprattutto alla seconda guerra mondiale erano molto più elastici. Ma ragazzi, allora, purtroppo ma io parlo sempre male dell'esercito italiano, no? Che però alla fine, l'altro giorno, adesso facciamo la battuta, stavo su un sito, sul gruppo Wargamers americano, che c'era uno che elogiava T-34, il film, no? Che, alla fine io veramente gliel'ho dovuto dire: senti, io pensavo che il film peggiore fosse Fury, però T-34 l'ha battuto. Hai visto T-34?
Senti, ma qualcuno era d'accordo, ma altri giocatori appassionati tipicamente americani, no, per loro era un grande film. Il che a un certo punto tu dici, ragazzi, ma cioè, stiamo scherzando, perché se io mi voglio vedere un film con i popcorn e guardo qualsiasi cosa, bene, però se sono appassionato, certi film li rifiuto a priori, cioè... Fury, come fai a farti piacere Fury? Ma nessun appassionato gli può piacere, è una stupidata incredibile. T-34, tu Diego l'hai visto? No, non l'ho visto T-34. T-34, quando ti capiterà, secondo me fai fatica ad arrivare alla fine. No, perché è un T-34 che gira per la Germania, praticamente si conquista mezza Germania da sola. Un T-34, Cioè, comunque, non so se vedi anche su YouTube in giro un revisionismo contro la Wehrmacht dal punto di vista militare, intendo, lasciamo stare quello etico. Ti ripeto, molti delle volte ci danno. Allora, io ho una ideologia molto equilibrata, sto pure attento a dire quell'esercito tedesco ha combattuto bene, però la Wehrmacht come capacità non ha niente a che fare con altri eserciti. Poi hanno imparato anche gli altri eserciti, secondo me anche i sovietici hanno imparato alla grande quando si sono riorganizzati. C'è un mito adesso, un po' di mito c'era sulla Wehrmacht, dico di efficienza, non c'è dubbio, un misto tra gli ufficiali, i generali tedeschi che raccontavano dopo la guerra, gli americani, è vero, ci sono sempre le esagerazioni mitiche, ok, quello è normale, ma l'abbiamo però, visto sul campo, però anche se togliamo il mito, rimane che non si può paragonare l'elasticità, perché altrimenti non si capiscono i risultati, no? A forza di dire. Poi è chiaro che in guerra, allora, uno, la differenza non è mai enorme tra stati, tra eserciti addestrati in Europa occidentale, ok? E due, che col passare del tempo della guerra, l'esercito che è partito vantaggiato peggiora e lo svantaggia. Sì, l'abbiamo visto, ecco, ieri parlavamo di fronte orientale, no? L'abbiamo visto, no? Esatto, il tedesco ha spinto, a un certo punto però i sovietici si sono fatti furbi e hanno praticamente reso pan per focaccia. Guarda, guerra dei sette anni, guerre napoleoniche, seconda guerra mondiale, accade sempre così. Sì, sono guerre dove all'inizio c'è una superiorità di un esercito, il prussiano, il francese e il tedesco, poi via via diminuisce perché peggiora l'esercito per le perdite, ovviamente, no? Peggiora l'esercito migliore e migliorano gli eserciti peggiori, tra virgolette, perché si adattano alle cose. Basta vedere queste tre guerre che classicamente sono di questo tipo. Ma infatti, vedi, gli americani, ma anche gli eserciti moderni americani fino a l'operazione nel deserto hanno combattuto come i tedeschi, cioè non è che hanno fatto cose diverse. Grande sbarramento di artiglieria, via coi corazzati, con lo sfondamento. Se ci pensate un attimo, è la stessa identica cosa. Aviazione, artiglieria, cioè, sulla seconda guerra mondiale, gli americani hanno imparato dai tedeschi. Secondo me hanno preso pure qualche manuale e l'hanno rivisitato. Sì, quello non c'è dubbio. L'hanno fatto proprio. Si vede, no, che pubblicavano i manuali, no? Che sono quelli che gli amanti squad leader, no? Poi hanno pubblicato i manuali dell'operazione a livello di plotone, no? Tedesche. Ma perché poi quando vedi l'altro ieri guardavo l'ennesimo documentario su Stalingrado, che chiaramente a un certo punto Chuikov ha detto: ah, combattete tanto in campo aperto, adesso vi attiro dentro la città, così la vostro vantaggio lo perdete. Gli americani quante volte hanno perso il loro vantaggio di grande esercito in campo aperto? L'abbiamo visto in Vietnam, l'abbiamo visto in Afghanistan o in Iraq, dopo che hanno vinto la guerra sul campo aperto, ma hanno trovato i problemi. È la stessa identica cosa. Cambiano le armi, ma è questo quello che succede sul campo di battaglia. E purtroppo i tedeschi, volenti o nolenti, hanno insegnato un modo di combattere. E quindi, insomma, noi apprezziamo la Wehrmacht per come combatte. Poi altre ideologie le mettiamo sempre da parte. Senti Diego, ma vogliamo concludere la trasmissione con... Diego, tu non hai un gruppo di gioco, vero? No. Tu sei un grande solitario che... Poi qualche volta ti ho detto, no, che ho giocato non sempre da solo, perché trovi, però diciamo io sono più uno studioso, nel senso che ci gioco anche, ma con molto più scopo storico-ricreativo. Sì, è uno dei tanti modi, bravo, è uno dei tanti modi di... È uno dei modi.
modi possibili di giocare, no? Dove diminuisce la competizione anche quando gioco col resto, eh? Cioè anche l'altro è più su questa prospettiva, no? Sei meno attento al regolamento, nel senso, sai, alle mosse gaming, ok? Sì, giochi per il piacere di giocare. Esatto, e per vedere come, no? Come era andata storicamente. Certo, l'ordine di battaglia, quella data unità. Esatto, quanto era disperata la situazione, si poteva cambiarsi a parità, capito? Oppure proprio le condizioni. E naturalmente allo stesso modo si giudica anche il regolamento, no? È un circolo virtuoso, diciamo. Ma questo è un altro modo, ci sono tanti modi per vivere il wargaming e questo è uno dei tanti. Cioè piazzi il gioco, ma non per competere, ma proprio per studiare, per farti un'idea e per approfondire. E questo per puro divertimento, assolutamente. Per puro gioco, ecco, per puro... Bene, Diego, abbiamo già un'ora di trasmissione, ti blocco perché anche tu quando ti ci metti è parte in quarta, ragazzo mio. Dire solo che siamo partiti dal regolamento alla seconda guerra mondiale, siamo finiti con l'esaltazione. Ragazzi, è il bello della trasmissione, è il bello, Diego, è il bello dei nostri podcast. Certo, spaziamo. Vogliamo far andare la pubblicità? Che pubblicità c'era stasera, ragazzi? Ieri Lufthansa, stasera che pubblicità c'era? Non ci ho fatto caso, sai? Ah, non ci ho fatto, no, perché no. Ieri un minuto di pubblicità di Lufthansa, ragazzi, non la metto io la pubblicità, me la mettono in maniera automatica. Va bene, Diego, un grande abbraccio, buone feste a tutti. Bravo, Diego, dalle buone feste, che sarà sempre, lui è uno dei sempre presenti sul nostro podcast, ma ormai è anche su Facebook ormai, Diego, quindi hai visto? Con le sue argute con i suoi arguti commenti ci aiuta anche a migliorare nell'offerta. Ciao Diego, un abbraccio, ci sentiamo presto. Ciao. Bene ragazzi, abbiamo fatto una bella trasmissione, abbiamo parlato veramente sistema Marshall col nostro esperto Ronald, siamo andati a chiamare anche Diego perché anche lui è un esperto più del sistema BAR, ma poi alla fine questi due secoli che praticamente hanno poi portato il mondo al XX secolo e alle due guerre mondiali. Ed è stato interessante questo fatto del sistema prussiano di addestramento che poi ci siamo riportati fino al XX secolo. Mi sa che non c'era pubblicità, io sono entrato direttamente. Vabbè ragazzi, allora ditelo Stefano, ditelo se pubblicità sì, pubblicità no. Ieri c'era Lufthansa, oggi che c'era? Pierino. Allora devo provarci pure io, però vi voglio dire che probabilmente quando andate a riascoltare la puntata parte la pubblicità, non so, veramente non lo so, mi devo interessare. Io comunque li ho autorizzati. Bene ragazzi, è stato come al solito un piacere. Sempre pubblicità questa sera Opel. Ah, vede, ecco Rolando mi dice: Rolando, questa sera Opel. Ragazzi, non lo facciamo apposta. Domani spero che ci sia un altro tipo di pubblicità. Opel, Lufthansa, domani avremo la Volkswagen e con l'anno prossimo cercheremo di chiamare Mercedes e BMW. Grazie Rolando per questa nota. Ci vediamo domani per una grande puntata finale. Cercherò e me lo scriverò prima di fare un resoconto di questo 2019, non dico con tutto quanto è successo, siamo proprio crucchi, no ragazzi, però vediamo, io so sempre, il mio cuore è Stars and Stripes, ragazzi, ricordate le Funken, e dicevo, domani grande puntata riassuntiva del nostro 2019 con tutti voi e vi darò anche il mio 2019, quello che penso, cosa vogliamo fare per il 2020, perché non ci fermiamo ragazzi, perché ormai c'è un grande gruppo che si muove intorno alla diffusione e a giocare i wargame, quindi complimenti a tutti e via con la sigla, a domani, vi aspetto numerosi, ciao!